Idee chiare, proposte realizzabili e discorsi seri sono le parole chiave che accompagnano la campagna elettorale del candidato sindaco di Bisceglie, Vittorio Fata, nel corso dell'ultimo incontro pubblico coi cittadini in piazza San Francesco. Fata si è soffermato sulle novità inerenti l'ospedale del Norbarese, la cui realizzazione è prevista tra Bisceglie e Molfetta. Dopo non poche difficoltà, l'ASL BT ha deliberato la gara europea per i servizi di architettura e ingegneria del nuovo nosocomio. Su meriti e demeriti di tale traguardo Vittorio Fata non ha dubbi. Tante persone che si prendono il merito per l'ospedale Norbarese, diremo la verità su tutto il percorso del Norbarese, diremo la verità di chi, presidente della commissione bilancio della regione, ce lo stava scippando. Presidente della commissione bilancio sappiamo essere un esponente di Azione, sappiamo che Azione non sta sul mio palco. Abbiamo alcune perplessità anche su alcuni consigli regionali che alla regione stanno all'opposizione e che invece salgono sullo stesso palco a Bisceglie. La storia dell'ospedale di Bisceglie è molto chiara, ce lo stavano scippando. Il nostro capogruppo del Partito Democratico ha fatto immediatamente istanza sia al presidente della regione Emiliano che all'assessore Palese. Abbiamo recuperato i fondi che ci stavano distraendo. Abbiamo avviato il procedimento, devo dire grazie a Filippo Caracciolo, presidente del gruppo PD alla Regione, devo dire grazie a Deborah Cilento, che è stata una delle più presenti nella commissione competente, e devo dire grazie soprattutto al direttore generale che ha avviato immediatamente le pratiche inerenti l'assegnazione del bando di gara per la progettualità. Vittorio Fata in questi giorni sta incontrando i cittadini nei quartieri per ascoltare le loro necessità. Le sensazioni in vista del voto del 14 e 15 maggio sono positive. Bisogna dare merito a chi seriamente ha lavorato. Le promesse di campagna elettorale, il portarsi meriti che non ci sono, ma la gente ormai ha capito tutto, la gente ci segue, ci ascolta, sto facendo delle bellissime visite in tutti i quartieri, ma sembra che sappiano già tutto, perché ormai i social sono particolari, dicono la verità e chi li segue con attenzione sa la verità. Altro aspetto su cui si è soffermato Vittorio Fata è il decoro della città. Anche qui il candidato sindaco di Bisceglie ha voluto ribadire la sua idea di decoro urbano per i prossimi 5 anni di amministrazione. Purtroppo io ho un giudizio completamente negativo sull'operato di questa amministrazione, ma sto dicendo ai cittadini che il 14 e il 15 maggio, quando saranno nell'urna, devono valutare quello che è successo in questi 5 anni. Se per loro i giardini sono fruibili dai bambini, dai ragazzi, da chi vuole fare sport, da chi vuole andare a leggere un giornale, se le piante sono state tenute con decoro dall'amministrazione comunale di Bisceglie, non devono votare me, devono votare il sindaco uscente che si ricandidano. Se invece le stesse persone che mi incontravano per strada e mi dicevano ma esiste un sindaco a Bisceglie, la pensano come la penso io, allora noi siamo pronti. Nei primi 2 anni, non appena sarò eletto, metterò mano ai parchi, li renderò fruibili per i bambini soprattutto, ma anche per gli anziani e per chi vorrà fare sport nei parchi.